Sulla nostra sinistra scilla, dietro di noi Cariddi, due giganti mitologici che si osservano. Siamo sullo stretto di Messina e Mondo Artificiali ha scelto proprio questa particolare location per iniziare questo percorso. Parleremo di spinning, parleremo di approcci dedicati alla pesca con gli artificiali. Questa particolare location ci consente di praticare tecniche di pesca spinning estremamente diverse da loro, ma comunque legate da un sottile filo. Ebbene, a centinaia di metri di distanza l'uno dall'altra potremo praticare tecniche di pesca quanto mai diverse, ma comunque legate da un unico filo conduttore. E questo è proprio il motivo perché abbiamo scelto questo spot. Seguitemi. Rock fishing, letteralmente pesca dalle rocce. Una specialità di pesca, una specialità alieutica nata e sviluppata proprio nel paese del Sollevante. Letteralmente questa parola sta a significare pesca dalle rocce. Ma noi sappiamo benissimo che non è propriamente così. Sì, sicuramente nasce per essere praticata dalle rocce, dalle scogliere naturali, ma sappiamo benissimo che le possibilità di pesca sono ben altre. Ambienti sottratti alla natura improvvisamente tornano protagonisti della nostra passione. Di che cosa sto parlando? Sto parlando delle strutture portuali, delle aree portuali dove è possibile, dove ci consentono, dove è possibile pescare. Ebbene, questi ambienti si rivelano dei veri scrigni per chi ama questa tecnica di pesca. E poi le spiagge, le grandi o le piccole spiagge, soprattutto quelle a grana medio-grande, quindi spiagge dotate di una buona profondità, beh, le spiagge riservano veramente grandi sorprese per questa tecnica. Quali sono le prede del rock fishing? Beh, sicuramente i predatori di fondo. Lo scorfano rappresenta, ad esempio, sicuramente un must per chi ama questa tecnica. Scorfano di fondale, quindi Mebaru Game. Abbiamo provato sempre con una gommina siliconica e con una testina piombata ed è venuto fuori il nostro scorfano che adesso sicuramente rilasceremo. Il rock prevede chiaramente anche l'utilizzo di zavorre aggiuntive, questo in virtù della corrente troppo forte, troppo sostenuta per le nostre testine, oppure per raggiungere distanze di lancio, distanze di pesca maggiori. Ed allora posizioniamo due spezzoni di tubicino di silicone e quando è necessario inseriamo delle zavorre aggiuntive.
Ecco qua un sistema, la possibilità di aggiungere zavorra ci ha consentito di sondare chiaramente strati d'acqua più bassi, ed ecco qui uno scorfanetto. Eccola, questa è una cernia bruna, ragazzi, un pesce da trattare con tutte le cure e rilasciare nel migliore dei modi. Comunque una preda del rock fishing. バトルボールを使って、アジ釣れました。E poi a salire nella colonna d'acqua. A mezz'acqua troviamo i sugheri, prede divertentissime. E poi ancora a salire arriviamo fino ad insidiare le occhiate, un predatore dal cuore veramente grande, in grado di farci divertire e divertire molto, questo pescando dalla roccia. Eccoli qua ragazzi, questi sono i pesci del rock fishing, ma di quello vero, praticabile da noi.
questi casi, quando le occhiate sono in attività, come possiamo vedere, aggrediscono tranquillamente anche dei minnow galleggianti, come in questo caso. Questo ha una colorazione particolare, è una colorazione che emura, quindi molto sensibili ai raggi ultravioletti e in questo caso anche molto catturanti. Tu conosci il Maramigo, no? Il sì. Maramigo in effetti viene, è il capostipite di tutte queste esche qui vibration. Esatto. Sulla falsa scia dello Slice, guarda per il Light Rock Fishing, bellissimo, questo è bellissimo, che andiamo ad utilizzare. Proprio bellissimo. A 3 grammi e 4 cm e mezzo è un vibration, un MV1. Lipless crankbait. Yes. Ok. Potete vedere, questo è un altro approccio al light rock fishing, è Mebaru Game, quindi pesca a fondo, cerchiamo scorfane, cerchiamo cernie, quindi abbiamo la possibilità di vedere la conformazione del fondale, in questo caso a vista, e quindi avremo la possibilità di fare questo tipo di pesca proprio mirata. Come potete vedere, adesso Stefano sta effettuando dei movimenti che sono classici proprio della pesca al colpo. Infatti abbiamo tante analogie con questa tecnica e la tecnica che dicevo prima. Potete osservare in effetti che lui adesso sta proprio prendendo praticamente la canna e sta gestendo il piede tra le mani proprio per avvertire anche il minimo sfioro dell'esca. Naturalmente in questo caso, trattandosi di light rock fishing, andremo ad utilizzare dei diametri veramente molto sottili, sfioriamo, diciamo che utilizziamo dalle 4 alle 6 libere, quindi veramente dei diametri molto sottili. Sì, i primi lanci spesso sono quelli giusti, sì. Quelli importanti. Nei rapida sequenza, ancora una volta, due belle occhiate. Sì, alle nostre spalle la notte sta cedendo
il posto al giorno. Un altro spot che si affaccia, come potete vedere, direttamente sullo stretto di Messina. Questa è una diga foranea che ci consente di essere già a diretto contatto con determinate profondità. Poi abbiamo la possibilità di impattare con altri pesci, ad esempio con i grufolatori. Se ci troviamo a pescare ad esempio in un contesto sabbioso o in un contesto, in un'area portuale, le possibilità anche di incocciare e di entrare in contatto realmente con grufolatori importanti, quali i saraghi, quali le orate, beh, sicuramente questo rappresenta un valore aggiunto per chi vuole praticare questa nuova tecnica, questi approcci ultra light. In realtà potenzialmente pesci di ogni tipo rappresentano i nostri antagonisti, quasi alla strega di un pescatore di Bolognese, di un pescatore che sta utilizzando delle esche a viva. Noi, utilizzando esche in silicone o piccolissimi hard minnow, riusciamo ad interessare, un esempio su tutti, il muggine. Il muggine rappresenta una preda sicuramente non facile, estremamente sospettosa, soprattutto se ci confrontiamo con muggini di mare aperto, muggini che frequentano magari i fondali sabbiosi, ma una preda assolutamente divertente e sportiva. Insomma, un panorama talmente ampio da richiedere attrezzi specifici e mirati per ogni approccio che noi vogliamo effettuare. Ed allora entriamo nella specifica delle canne, delle rods dedicate a rock fishing. Chiaramente la gestione di esche, di artificiali di peso così esiguo come quello che noi utilizzeremo in questa tecnica, richiedono per forza di cose dei fusti in grado comunque di lanciare e di gestire pesi che a volte difficilmente superano i 2-3 grammi. Bene, le azioni richieste pertanto avranno delle caratteristiche comuni a tutti, ma caratteristiche tali comunque da garantirci la gestione al meglio di esche siliconiche oppure di hard lures, di esche di minnow e piccoli jig. Bene, per l'utilizzo delle esche siliconiche, delle Lema Worm e tutta quella categoria di esche, abbiamo bisogno di una vetta estremamente sensibile. Niente di meglio di una vetta piena in fibra di vetro. Questo ci consente di lanciare le esche più leggere, al tempo stesso di sentire le mangiate più timide. Sempre tra le canne dotate di vetta riportata, beh, le canne con vetta in carbonio pieno, nervose, rapide, ci consentono sì di gestire al meglio esche siliconiche, ma di sconfinare anche nel mondo delle hard lures. E poi, ultima, non certo per importanza, la categoria delle canne dotate
di vetta tubolare, in questo caso nessuna fibra o carbonio riportato, ma una vetta in carbonio cavo, l'ideale per la gestione di piccoli minerali. Allora amici, adesso entriamo nello specifico della tecnica e parleremo di esche da utilizzare per il light rock fishing. Come diceva Stefano, abbiamo delle esche siliconiche e abbiamo anche delle hard bait. Nella famiglia delle hard bait abbiamo la possibilità di avere tutte le tipologie di esche che ci servono per sondare i vari strati d'acqua. Partiamo praticamente dalle esche top water, quindi avremo dei pencil che ci consentiranno, quindi dei piccoli walking doll che ci daranno la possibilità di far divertire le nostre prede, per passare poi ai popper, ai piccoli popper, quindi restando sempre in un range comunque contenuto in termini di peso, per poi andare alle esche vibration, che sono delle esche molto usate, che ci consentono comunque in ogni caso di contrastare bene anche l'azione del vento e della corrente, e poi famosissimi blue cord, quindi delle esche senza paletta che comunque in ogni caso ci consentono di animare al meglio e comunque molto interpretativa la fase di azione di pesca. Oltre a questo abbiamo degli accessori tecnici che ci servono a guadagnare un po' di distanza e a diversificare la pescata, in questo caso la Mebatro Ball. La Mebatro Ball fondamentalmente è una piccola bombarda, pesa 6 grammi e ci consente di ottenere distanze di lancio sicuramente maggiori. In questo caso avremo la possibilità di avere comunque in ogni caso un affondamento dell'esca slow sinking, quindi un affondamento molto dolce, mentre con questo tipo di accessori che si chiamano aero sinker, che sono più indicati per la pesca comunque in ogni caso a fondo, questo tipo di attrezzi ci consente di sondare molto più frequentemente la stessa zona di pesca. Parliamo anche dei fili collegati a questa disciplina. In questo caso sappiamo che possiamo utilizzare per il bobinamento sia del fluorocarbon che del trecciato. Anche in questo caso naturalmente andremo su trecciati molto sottili, molto esili. Parliamo di 4 libbre per arrivare massimo a 6 libbre come diametro di treccia. In questo caso naturalmente questi diametri servono perché? Per la gestione di testine, come diceva prima Stefano, che generalmente non superano quasi mai 3 grammi. In questo caso abbiamo già preparato degli inneschi, abbiamo già confezionato degli inneschi che ci consentiranno di spiegarvi meglio in cosa consiste un'innescata siliconica. Come possiamo vedere, questo è un innesco già confezionato. Questo tipo di silicone ricorda vagamente quella che può essere fondamentalmente un piccolo calamaretto. Questa è una testina piombata di forma triangolare che ad ogni richiamo consente di ottenere un movimento particolare. La cosa importante da non sottovalutare l'aspetto tecnico, che la parte inferiore di questo tipo di esca è piatta, proprio per dare la possibilità durante la fase di caduta di entrare in planata e quindi materialmente ottenere un effetto ancora più adescante. Naturalmente oltre a questo, nel momento in cui si dovesse andare ad utilizzare per esempio delle bombarde che abbiamo visto prima, delle Mebatro Ball, possiamo tranquillamente utilizzare delle testine che non sono piombate, ma che le quali possiamo ottenere comunque in ogni caso un effetto di nuoto particolarissimo. Parliamo delle Zero Head. Le Zero Head sono delle testine in plastica che ci giovoneranno comunque in ogni caso l'innesco di questa esca siliconica, e generalmente questo tipo di testina viene collegata alla Mebatro Ball tramite l'utilizzo di uno spezzone di fluorocarbon che comunque deve restare entro il limite, diciamo, delle 4 libbre. Tutto questo ci consentirà di diversificare l'azione di pesca.